Il culto del dio taurino è la protome e nei monumenti e nella tradizione orale nell'isola di Sardegna. La credenza sarda nel periodo prenuragico e protosardiano è rappresentata da una figura maschile, uomo con la testa taurina, che simboleggia l'elemento maschile, accompagnato da quella femminile, raffigurata dalla dea Tanit, la luna. Si può notare come le corna del toro abbiano somiglianza con le fasi lunari. Lo stesso betile di Boele a Mamoiada presenta delle strutture a spirale che possono essere riferibili a fasi lunari o a connotazioni di carattere astrologico e stellare. Inoltre, a parte questa posizione storico-archeologica, vi sono altre ideologie rappresentate e illustrate dallo Zervos che riguardano il famoso mito dell'eterno ritorno. L'autore francese pone in risalto il concetto della reincarnazione. Gli uomini antichi vivevano tutto il giorno a contatto con la natura ed avevano modo di osservare e contemplare tutto ciò che succedeva davanti ai loro occhi. Ad esempio, come il sole nasceva, viveva tutta una giornata e all'imbrunire veniva ingoiato dalla montagna o annegato nel mare o nel fiume. Ciò corrispondeva ad una nascita, una vita e una morte, ma il sole moriva e rinasceva la mattina dopo, quindi era un ciclo continuo, vita-morte, da cui il concetto della reincarnazione. Era noto nel periodo nuragico che il gran sacerdote pastore sardo, Sardus Pater, era il padrone del nuraghe o Dominus e alla sua morte si faceva una gran festa, seguita e partecipata da tutti gli abitanti del villaggio, in cui si aprivano i riti magici. La presenza delle protomi taurine, in buona parte nelle Domus de Janus e in alcune tombe dei giganti a prospetto architettonico, sta a significare che il culto del dio toro esisteva già da 5.000 anni fa e più. La stessa stele delle tombe dei giganti centinate è rappresentata dal paradigma della luna. Lo stesso dolmen, che si presenta con ortostati verticali e una lastra orizzontale, sta a significare alcune fasi della giornata e un taglio ed una separazione tra il mondo reale che vediamo e tutto quello che ci è celato. Le stesse porte dei giganti, secondo molti autori, sono dei percorsi verso un'altra dimensione. Dal punto di vista paradigmatico, il simbolo del toro rappresenta la creatività della natura e del sole. In molti contesti le raffigurazioni che sono state tramandate di generazione in generazione rappresentano i tori che portano il disco solare tra le corna. In alcune aree del Medio Oriente il toro era rinchiuso in un recinto sacro, protetto ed adorato fino alla fine. Questo animale sacro dimagriva ed ingrassava a seconda delle fasi lunari. La bestia portava inoltre una macchia sulla fronte a forma di mezzaluna. Quando l'animale moriva, veniva mummificato e sepolto con riti in cui partecipava tutta la comunità. Il toro veniva subito sostituito da un altro toro, che assumeva le stesse connotazioni simboliche di quello precedente.